grattinosa di grattini. Inizio molto così, sì, sto in piedi perché un po' volevo farvi vedere i cartelloncini e un pochino perché mi voglio muovere, perché oggi sono molto energetica e volevo ringraziarvi prima di tutto, veramente tanto, cioè quasi in ginocchio perché siamo 8.000, cioè. Parliamone? Bene, 8.000 sono tantissimi e io veramente non so come ringraziarvi. Vi ho scritto come sempre quando arriviamo al traguardo il poema su Instagram e spero tantissimo che questo poema vi piacerà perché è il mio piccolo modo per ringraziarvi perché per me 8.000 è un numero che io ho sognato, ho sempre sognato, quindi solo nei sogni poteva avverarsi una cosa del genere e voi mi avete dato la forza di avverare questo piccolo sogno, quindi piccolo un corno perché per me è qualcosa di veramente unico e speciale. E questo sarà. Ah no, prima vi devo dire un'altra cosa, fermi tutti! Ho organizzato per voi, dato che 8.000 appunto è un numero wow, uno dei video che mi richiedete di più in assoluto come speciale degli 8.000 iscritti. E sto parlando del room tour, non vi nascondo niente perché secondo me l'avevate tutti un po' capito, perché quello che mi richiedete di più in assoluto da quando ho rifatto la camera è appunto il room tour e non vedo l'ora di farvelo vedere. Io spero sia uscito bene, spero vi piacerà tanto 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 e appena riesco ve lo carico, presto presto presto, ve lo giuro. Allora, prima di iniziare l'April Faves, scusate se mi toccherò i capelli, però stando così tipo i capelli mi vengono giù, prima di iniziare vi faccio vedere degli acquistini che ho fatto ieri, veloce veloce. Veloce, tipo un breve haul prima di questa cosa, perché sono andata a fare shopping con le mie amiche, quindi è stato molto carino. Ho comprato questa felpa da Telly Whale, bellissima, con questa scritta così. È una felpa estiva, infatti è smanicata, e ha tipo questi frufru, ed è strana, ma fantastica, cioè io l'adoro. Poi mettiamo anche muto, sì. Ho comprato questa cover fantastica. È veramente bellissima, guardate. È tutta brillantinata, è rigida ed è tipo una delle mie cover preferite. Questa l'ho pagata 7 euro, questa 18 ed è veramente bellissima. E questa l'ho presa da Pull & Bear, ok? E da Pull & Bear ho anche preso questa felpa qui che è veramente non ci struzziamo, qualcosa di meraviglioso. È una felpetta grigia. Così, il tessuto è qualcosa di stupendo, è una S e la particolarità di questa felpa, molto bella, è che qui ha un unicorno con scritto Mi e un cavallo semplice con scritto You. E quindi è veramente stupenda, l'ho provata e tipo il tessuto è qualcosa di veramente meraviglioso. Niente, iniziamo questo video. Allora, io inizierei dagli avvenimenti del mese e come avvenimento del mese non posso non dire l'incontro che ho fatto a Romix e il Romix insieme, perché sono stata 2 giorni e entrambi i giorni è stata un'emozione grande per diversi motivi, ma il motivo principale in assoluto è l'incontro, infatti ho i cartelloncini qua perché sono stra emozionata e stra felice perché l'incontro è andato bene, siete tutte così belle e meravigliose e vedervi dal vivo ha tutto un impatto diverso e molto molto bello, cioè vedere dal vivo la gente che mi segue e che mi conosce così tanto bene è qualcosa di veramente troppo emozionante, essendo tipo il primo incontro, io ero emozionatissima però troppo felice. Poi, quindi ringrazio tutte e 10, sì, le ragazze che sono venute all'incontro, grazie. La prima volta erano 6, poi se ne sono aggiunte altre il secondo giorno. Niente, poi il capo del mese, devo dire che come magliette del mese ho usato tantissimo ad aprile le felpe di mio padre, sì, del mio ragazzo, perché volevo stare tipo un pochino comoda e quindi tipo cose del genere. Questa felpa tantissimo è di mio padre, infatti la marca è Champion. Cioè, una marca da palestra, e guardate quanto è carina, per essere di mio padre è piccoletta, ma non so se lo sapete, ma mio padre è piccoletto, quindi niente, e mi stava troppo carina, e quindi io ho adorato, vi faccio vedere uno dei tanti capi, perché ho indossato veramente il mondo in questo mese, è stata una cosa troppo carina. Poi vi faccio vedere i trucchi del mese, anzi no, le cover del mese, scusate se mi abbasso è che è tutto giù. Allora, come cover del mese ne ho avute veramente veramente tante, a parte questa che l'ho presa ieri, quindi non vale. Ho usato tantissimo questa qui, che è stupenda, trasparente, con la bottiglia, con il vino, ed è veramente fantastica, io questa l'ho veramente adorata. E è troppo carina perché qui ha la scarpetta e il vaso. Qui si alza un po', si è un po' rovinata, ma l'ho usata tantissimo. Poi questa qui,
che la mettevo insieme ad una mia amica, l'ho comprata insieme a lei, lei ha l'altra parte ed è carina, semirigida, questa ha scritto Always Sister e ha ed è rosa, subdued ed è bellissima, io l'ho adorata e quella che ho messo di più in assoluto in generale è questa qui, sempre di subdued con gli unicorni e tutti i fantastici glitterini e queste le ho veramente adorata, è tipo la mia preferita in assoluto, quindi non potevo non comprarla. Poi, profumi del mese. Un profumo del mese che ho comprato proprio ad aprile, appunto, è questo qua della Nani. Si chiama Ginger e Guava, è così, ed è tipo bellissimo. La confezione fa troppo ridere, è troppo carino e quindi, cioè, è adorabile. E profuma di proprio fresco e floreale. È una cosa strana, però è strabuono, veramente, io ho adorato, quindi sono troppo contenta e mi è piaciuto tantissimo, questo l'ho usato un sacco. E poi un'altra cosa che ho strausato è ovviamente il mio fantastico, che belli i capelli, il mio fantastico profumino, questo qua, che uso veramente tantissimo, è il Prada ed è il Candy di Prada, che è diventato tipo il mio profumo preferito in assoluto. E questo sa di dolcetto, di canditi. Però ha anche una nota appunto un pochino più fresca, cioè non è molto invernale come può sembrare. Però tipo qualcosa di buonissimo, io lo adoro. È qualcosa di veramente assurdo e mi piace tantissimo, tantissimo, tantissimo. E poi altri profumi che ho veramente, ma veramente adorato sono questi qui piccolini. Ho comprato questi profumini piccolini e sono qualcosa di veramente bello. La marca è Arcobaleno e sono tutti delle simil marche, però in piccolo. Tipo questo è il violetto. Veramente tantissimo carino, cioè è bellissimo questo qua. Questo è il J'adore Dior che volevo provare, quindi ho preso il piccolo test, no tester, vabbè. Questa piccola imitazione, ecco, e profumano, vi giuro, non come i profumi veri, ma si avvicinano un sacco. E poi, che non ho qui, ma ho sempre usato un sacco, il Lady Million. E il Lady Million, diciamo che è stato una mia fissa grande, grande, grande. Cioè, ragazze, io ho amato, amato, amato il Lady Million in questi profumini piccoli, piccoli, piccoli. Dopodiché, i trucchi del mese sono stati anch'essi parecchi. Ho sempre la mia base dell'Extreme Makeup, che è veramente bella, cioè io la sto usando veramente tantissimo. Poi il mascarino della Kiko, e questo anche è veramente carinissimo. Ha questo packaging con questa confezione, non riesco a parlare, molto tipo da marinaretto, è troppo bello. E la cosa particolare di questo mascara, che mi ha fatto veramente tanto impazzire, è il suo. Vedete? Ecco. Cioè, è tutto particolare, è veramente bellissimo. Oggi non riesco a trovare le parole, però capitemi, sono tipo troppo emozionata. 8.000 iscritti, cioè io vi amo, va bene. E poi questo, sempre della stessa confezione, della stessa collezione della Kiko, e è molto 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 carino. Si chiama Double Match ed è una, questa, matita. Una matita per le labbra di questa colorazione che è veramente adorabile, è veramente bellissima. Questa devo dire l'ho usata parecchio, ma a differenza degli altri un po' meno, ma è bellissima. È un rosso non troppo scuro, quindi l'ho veramente veramente adorata, cioè guardate quanto è bella. E ovviamente rimane perché essendo una matita rimane tantissimo e diciamo questa non si toglie facilmente. Poi, il mio solito rossetto della Kiko, devo dire, perché oh, ok. Il mio solito rossetto della Kiko, quello argentato che dura 8 ore, l'ho usato sì parecchio, però in questo video non ve lo mostro perché credo di avervelo già mostrato abbastanza. E un'altra cosa che ho veramente usato tantissimo, questo me l'ha regalato una ragazza all'incontro, dolcissima, veramente, è questo rossetto della Essence. Eccolo qui, ha un nome, si chiama Blush My Pills ed è il numero 12 e somiglia veramente tanto come colorazione, vabbè da qua non si nota molto, alla matita, quindi è qualcosa di veramente troppo carino, guardate. Eccolo e niente, cioè è adorabile ed è, adesso ve li metto vicini, guardate quanto sono simili, questo è più, è meno matte.
Invece la matita è totalmente matte, questo invece non tantissimo. E quindi è veramente troppo troppo carino. E sono stata troppo contenta di averlo provato e che lei me l'abbia regalato, perché è veramente bello. Quando lo finirò lo ricomprerò assolutamente, perché mi piace tantissimo. Poi la candelina invece del mese, la candela del mese, è questa qui, sempre che mi ha regalato quella ragazza all'incontro, ed è una Yankee Candle, la Fresh Speck, ed è tipo, è fantastica, guarda che carina, è fruttata ed è un sacco buona. Sa tipo di frutta, non riesco a identificare che tipo di frutto è, sembrano tipo tanti frutti mischiati. È un po' particolare, però cioè, è veramente bellissima, quindi io la adoro, adoro quella ragazza, adoro tutto quello che c'è stato quel giorno fantastico il 9 aprile, quindi ah, che bella giornata è stata, e quindi la adoro, e questa è stata la candela del mese. Voi direte, è sigillata, come fa a essere la candela del mese? Diciamo è la candela che ho più odorato, che ho più sniffato in questo mese, perché io ultimamente non le brucio le candele, non mi chiedete come mai, ma fanno un odore pazzesco anche così, quindi è la mia, diciamo, preferita del mese, ma non l'ho ancora bruciata perché è un peccato, e dite un controsenso, sì, anche per me, però non lo so, vabbè. Ok, tralasciando. Ora vi faccio sentire le canzoni del mese. Allora, prima vi dico il film del mese. Il film del mese ne ho visti parecchi, soprattutto Grease, l'ho visto in TV e mi è piaciuto tantissimo. Poi una serie TV figa, sempre in TV appunto, che si chiama Come fai sbagli, ma è un sacco carina, mi piace tanto tanto tanto. Poi ho visto un film al cinema strabello che è Il libro della giungla, perché io amo la Disney, quindi non potevo non vederlo. Ed è bellissimo, l'ho visto in 3D con le mie amiche a vederci Il libro della giungla, però è stato bellissimo. E poi mi sono vista sempre al cinema, da pochissimo appunto, perché è appena uscito, La regina di ghiaccio. E quindi, ah, quello è molto 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 bello. E di serie TV ho finito American Horror Story e mi è piaciuta tantissimo. E ho iniziato The Walking Dead. Ora sono appena arrivata alla quarta stagione. La devo iniziare adesso e devo dire la verità, The Walking Dead mi ha cioè, ossessionato, diciamocelo, infatti guardate Daryl e Glenn, che sono tipo i miei personaggi preferiti di The Walking Dead, e io veramente ho amato, ma amato, amato questa serie TV che parla di zombie, di un'epidemia di zombie, ed è famosissima, ma tipo troppo bella, e quindi non lo so, cioè, ho adorato. Poi, le canzoni del mese sono state assolutamente Seven Years, che è tipo la mia preferita del mese. Oh, questa è veramente, si aggiudica il premio di preferita. L'ho veramente amata troppo. Once I was 7 years old, mama told me go. Friends, so you'll be lonely once my 7 years old. It was a big, big world. Questa è veramente qualcosa di troppo bello per me. Va bene, e l'ho amata. Poi una cosa che ho adorato veramente tantissimo non è questa. Vabbè, è stupendo fino a qui ed è veramente fantastica quella canzone. E poi la mia canzone preferita in assoluto, una delle mie preferite, è Alla fine del mondo di Eros Ramazzotti. L'ho amata. Me la mando un po' avanti, è tipo bellissimo. Ah! Nessuna abitudine. Come pietra lo sai, sto rotolando, nessuno mi fermerà. E quindi niente, ecco, queste sono state tutti i miei preferiti del mese, li ho veramente amati, scusate se mi avete visto ogni tanto che andavo verso giù, però io, cioè, dovevo prendere la roba che stava lì in basso, è la prima volta che faccio un video da in piedi, insomma, spero vi sia piaciuto, un po' alternativo. Ah, e l'oggetto, diciamo, gioiello del mese è la fedina con Ale, che è sempre qui. E niente, spero che questo video vi sia piaciuto, con Elena è tutto, un bacio grande, vi amo, grazie di tutto, ciao!
Ciao!